primo video di una serie dedicata ai piani tipici nelle minoranze pedonali. In una precedente serie di 4 video dedicati alle maggioranze pedonali, abbiamo visto che non sempre la maggioranza pedonale può essere sfruttata per crearsi un pedone passato, in quanto l'avversario può bloccare la nostra maggioranza pedonale oppure distruggerla, oppure semplicemente non vogliamo utilizzare la maggioranza pedonale. In questi casi, sfruttare la minoranza pedonale sull'altro lato può essere una valida alternativa. Quindi, in pratica, noi abbiamo una struttura pedonale asimmetrica, in cui un giocatore ha una maggioranza su un lato, per esempio in questo caso il bianco ha una maggioranza al centro sul lato di re, viceversa sul lato di donna ha una minoranza. Quindi, secondo Steinitz, il bianco dovrebbe attaccare al centro e sul lato di re. Ma, in realtà, in questa partita, Capablanca Lasker del campionato del mondo 1921, Capablanca per primo giocò un piano che cambiò la storia degli scacchi, la storia del pensiero scacchistico. Questo piano si chiama appunto attacco di minoranza e rappresenta in realtà una strana area della teoria scacchistica. Pacman dichiarò che questa partita fu, diciamo, l'inizio di questo piano, fu, diciamo, proprio la prima volta, diciamo, in cui fu giocata. Nimzowitz, che nel 1926 pubblicò il mio sistema, ignorò totalmente l'attacco di minoranza. Questo concetto gli era totalmente, diciamo, sconosciuto, perché lui era ossessionato dalle maggioranze pedonali e da come bloccare le maggioranze pedonali, come bloccare il pedone passato che definiva un criminale, e quindi ignorò totalmente questo. Invece i grandi maestri contemporanei, molto più avanzati, molto più ipermoderni di Nimzowitz, nel 1929, al famoso torneo di Carlsbad, usarono in massa l'attacco di minoranza, e quindi dimostrando che preferivano seguire molto di più l'insegnamento di Capablanca e non di Nimzowitz, e quindi questo piano divenne molto, molto famoso e molto usato. In generale lo usarono, diciamo, ecco, diamo un po' di definizione in pratica. È, diciamo, un attacco che si svolge in una posizione con inferiorità numerica contro di solito una maggioranza immobile, ecco, questa è la preferenza, quindi puntando a creare, dopo qualche cambio, una qualche debolezza nel territorio nemico. Generalizzando, possiamo definire attacco di minoranza ogni situazione in cui l'avanzata di due pedoni contro tre, oppure di un pedone contro due, diciamo, crea delle debolezze nel campo avversario. Quindi attenzione, questa definizione è differente da quella, per esempio, che usa Pacman, che invece è più ristretta, è più ridotta alla struttura Carlsbad, che vedremo successivamente. L'attacco di minoranza è uno dei piani posizionali più importanti del mediogioco, è la madre di tutti i piani tipici di mediogioco. Il padre è sicuramente il pedone di donna isolato. Lo osserviamo di frequente in ogni struttura pedonale asimmetrica, in cui in pratica un giocatore ha una colonna semiaperta. Quando vedete una colonna semiaperta, osservate, perché probabilmente vi è la possibilità di fare un attacco di minoranza. Tramite quindi un cambio di pedoni, noi possiamo aprire del tutto questa colonna. Per esempio, in questo caso, il piano del bianco è quello di giocare appunto A4, B5 e poi giocare B per C6, quindi aprendo la colonna B, ma lo vedremo ampiamente, diciamo, nel corso dei video. Tengo a precisare che, come ogni altro piano posizionale, l'attacco di minoranza, attenzione, non ci garantisce la vittoria, semplicemente crea le condizioni per sviluppare una determinata iniziativa, quindi ci fornisce dei targets, degli obiettivi. Comunque è un'idea strategica, allo stesso tempo, molto delicata, perché se l'avversario si difende bene, attenzione, perché
ci può essere una conseguenza negativa, un drawback abbastanza grave, cioè l'avversario si può creare un pedone passato, può sfruttare appunto la sua maggioranza pedonale. Quindi attenzione, perché è un piano che dobbiamo studiare, però allo stesso tempo diciamo comporta anche dei limiti, cioè bisogna conoscerlo bene. Abitualmente sui libri, tipo appunto il Pac-Man, i vecchi libri, ma anche diciamo libri più moderni, viene automaticamente associato a questa apertura, cioè il gambetto di donna declinato o rifiutato, come si dice in Italia, variante di cambio, e quindi questa struttura pedonale qui. È vero, capita di frequente in questa struttura pedonale, sicuramente, ed è una struttura in cui entrambi i giocatori hanno colonne semiaperte, il bianco ha la colonna semiaperta C, il nero ha la colonna semiaperta E, e quindi entrambi possono fare, diciamo così, un attacco di minoranza. Comunque, diciamo, in generale, entrambi i pedoni, diciamo, svolgono, fanno i loro piani in base a questa struttura pedonale. Di solito, appunto, il bianco qui gioca B4, B5, B per C6 per aprire la colonna B, per creare una debolezza nella struttura pedonale del nero, per esempio per creare un pedone C6 arretrato, oppure per creare un pedone D5 isolato, insomma, per creare debolezze, e quindi poi attaccare sul lato di donna. Però, ecco, ci tengo molto a questo punto, non dobbiamo credere che l'attacco di minoranza sia semplicemente legato all'apertura gambetto di donna declinato, assolutamente no. E infatti la definizione che ho utilizzato, la ricordo, è questa: ogni qualvolta un pedone avanza contro due pedoni dell'avversario, oppure due pedoni avanzano contro tre pedoni dell'avversario, bene, siamo in presenza di un attacco di minoranza. Quindi è una definizione in contrasto con autori come Pac-Man, che limitano l'attacco di minoranza solo al piano strategico utilizzato nel gambetto di donna declinato. E tra l'altro, così facendo, inducono nell'errore i principianti. In realtà ci sono moltissime aperture, ad esempio cito Caro-Kann, Siciliana, Mimzo Indiana, Grunfeld, Sistema Colle, Attacco Torre, London System, l'inglese. L'inglese, pensate quante volte noi giochiamo B4, B5, l'attacco sul lato di donna. Gambetto Benco, il gambetto Benco. Ecco, io per dimostrarvi questo, per dimostrare che non è un piano legato solo al gambetto di donna rifiutato, vi faccio vedere un piccolo frammento proprio da Benco. Benco è un grande maestro che per anni ha portato il pane alla famiglia grazie all'attacco di minoranza. Questo è uno che ci è campato sopra all'attacco di minoranza, va bene? Quindi con nero, appunto, il gambetto Benco, in cui era disposto pure a sacrificare un pedone pur di avere una minoranza pedonale, e la siciliana è la patria dell'attacco di minoranza. Vediamo questa siciliana Kann. Andiamo rapidamente, questa è una partita giocata a Dublino da Benco nel 1957, quindi vecchia. Andiamo avanti, rapidamente, ecco qua. Ok, tredicesima mossa, e il nero parte con un attacco di minoranza 2 contro 3. Due pedoni contro 3 del bianco. Osservate, c'è una colonna semiaperta C, ecco perché. Via. Attacca il cavallo. Vabbè, anche il bianco reagisce contrattaccando e quindi sposta il cavallo nero, ma deve spostare il cavallo C3, lo toglie, ecco. Si è messo il raggi X sul pedone debole, arretrato sulla colonna C, la colonna semiaperta, spinge, vuole cacciare via anche il secondo cavallo bianco, cavallo G3, A4, ecco qui, lo vuole attaccare, vuole cacciare via quel cavallo per attaccare meglio il pedone C. Cavallo di 2, cavallo di 4, ora è visibilissimo l'attacco sul pedone C, arretrato, bianco lo difende, A3, vedete, l'attacco 2 contro 3, sta avanzando in velocissimo, spinge in B3, cavallo torre C8, la pressione contro il pedone C2 è fortissima, è evidente, interpone il cavallo, cavallo B5, vuole andare in C3 per attaccare il pedone A2, cavallo C3,
Va bene, ha guadagnato un pedone. Ci fermiamo qui, ha guadagnato materiale, ci fermiamo qui, perché era solamente appunto un piccolo frammento per farvi capire, per far entrare nella vostra testa che l'attacco di minoranza non è legato solo alla formazione Casbald, cioè al gambetto di donna rifiutato, variante di cambio. Allora, come possiamo studiare l'attacco di minoranza? In generale, tutti gli attacchi di minoranza, allora li dobbiamo suddividere in realtà in due tipi di strutture pedonali, fisse o flessibili. Allora, le flessibili sono tutte le, chiamiamole così, le non Casbald, perché quella nel diagramma che abbiamo, che avete sotto gli occhi, è proprio quella della variante di cambio della difesa del gambetto di donna. E questa è la struttura Casbald, è proprio la struttura che si giocò nel torneo di Casbald del 1929. E questa è quella che diciamo è riportata sui libri di scacchi quando parlano di attacco di minoranza, però dobbiamo appunto tenere presente che esistono anche le strutture flessibili, come quella che abbiamo appena visto nella siciliana, in cui non c'era una Casbald, va bene? Quindi abbiamo questa distinzione, quindi abbiamo strutture nelle strutture flessibili abbiamo strutture quindi asimmetriche ma non fissate, quindi mobili. Ecco. Invece qui, in questo caso, nella struttura di Casbald, siccome abbiamo una struttura pedonale abbastanza bloccata, immobile, è più facile da studiare e questo è il punto nodale. Ecco perché sui libri di solito viene studiato questo genere di struttura, quella Casbald, quella fissa, perché è più facile, perché si basa su principi generali che sono utili, però è ovvio che non tengono conto dei fattori dinamici che possono intervenire grazie alla mobilità delle rispettive strutture pedonali. E perciò questa classificazione che sta sui manuali standard onestamente non è molto efficace, ecco. Sulle strutture pedonali fisse è chiaro che i libri si possono sono molto più chiari, sono molto nitidi, perché qui il bianco gioca la spinta B4-B5 per lasciare il pedone arretrato in C6 oppure per lasciare il pedone isolato in D5, è molto più chiara. Però noi abbiamo bisogno di studiare meglio, di studiare più in dettaglio questo tema strategico. Allora useremo, sfrutteremo e implementeremo una seconda classificazione, e cioè una classificazione in base ai piani, va bene? E questa classificazione, sempre partendo da questo diagramma chiave, questa classificazione ci servirà sia nelle strutture fisse sia nelle strutture flessibili, ovunque, quindi qualsiasi apertura voi giocate, qualsiasi struttura pedonale abbiate voi davanti, basta che ci sia una asimmetria pedonale, basta che abbiate una minoranza pedonale, voi potrete utilizzare uno di questi piani. Ora, voi direte, Perbacco, complimenti, cioè tu hai ideato questa classificazione. Assolutamente no. Ovviamente io ho implementato, mi sono semplicemente limitato a riportare alcuni libri celebri, ecco, è ovvio. In particolare ho usato chiaramente il famoso libro di cui ho parlato più volte, Schemi tipici di medio gioco, del celebre maestro Slotnik. Io ho già parlato in un altro video del maestro Slotnik. Ci sono stati pure dei commenti su YouTube. Tengo a precisare che il maestro Slotnik era il titolare della cattedra di scacchi presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Mosca, quindi è una autorità, i suoi appunti sono celebri, così come è celebre il suo libro che, ringraziando il cielo, è tradotto in italiano e quindi non c'è bisogno di studiarsi il russo. Però ho usato anche, devo dire la verità, altri testi
Per esempio, uno di cui però mi sono dimenticato, ecco, Leaning, mi sono preso appunto degli appunti, Leaninger, Middle Game Strategy, Carlsbad Structure, è un libro del 1997 comunque, vabbè, comunque, al di là, insomma, di questo, praticamente la classificazione è questa, noi studieremo questi piani tipici, primo piano, difesa passiva, secondo piano, attacco sul lato opposto, terzo piano, il piano Stahlberg, però si chiama anche su alcuni libri, cioè in realtà è Semisch, vabbè, poi ne parleremo, cioè il cambio di fili campo chiaro. Poi il quarto, piano con B5, poi il quinto, piano con C5, quindi la trasformazione in un pedone di donna isolato. Poi il piano di Spassky, nelle sue due versioni, C per B5 seguito da 5, oppure da 5, vabbè, poi ne parleremo. E ho lasciato per ultimo il piano di Capablanca, che è un cavallo di 6, perché, diciamo, è quello più interessante, forse. Almeno quello che piace più a me, quello più moderno in un certo senso. Tengo a precisare che nei vari metodi, con esclusione del solo piano 6, quello di Spassky, chi si difende deve considerare sempre se conviene aprire o no la colonna A. Vabbè, ho preso questo appunto perché poi dopo ne riparleremo più volte. Quindi insomma, molti piani, e questo significa purtroppo per voi molti video, perché io ho bisogno di dare almeno un paio di esempi per video. Cominciamo quindi nel nostro studio, quindi abbiamo detto strutture pedonali flessibili oppure fisse. Cominciamo con quelle flessibili, va bene? Quindi è il caso più difficile da trattare, ce lo leviamo davanti, appunto. Da dove parto? Parto, siccome proprio Pac-Man parla della partita di Capablanca, quella la più importante, vi farò vedere essenzialmente solo questa. E cioè, siamo nella Capablanca Lasker 1921 e guardiamo quindi la nascita dell'attacco di minoranza, con questa partita, diciamo, che ha fatto la storia. Torre C8, tocca al bianco e, ripeto, ecco qui, il bianco gioca B4. Immaginatevi la faccia di Lasker. Cioè, invece di attaccare al centro o sul lato di re, come insegnava Steinitz, invece improvvisamente gioca B4, cioè in una situazione in cui ha due pedoni contro tre. È un piano totalmente inatteso. Il bianco in pratica intende usare i suoi due pedoni, gioca alfile 8 per giocare torre C7. Lasker subito si rende conto che il bianco vuole giocare B4-B5, attaccare il pedone C6, quindi prende subito misure difensive. Donna B3, si prepara appunto a spingere in B5, torre C7, ecco qui, ha difeso accuratamente il pedone C6, tipico dello stile di Lasker, una persona che diciamo apprezzava molto i concetti della difesa, e quindi si difende il pedone C6, si prepara contro la spinta B4-B5, è una difesa A4, ecco qui, Capablanca è pronto ad attaccare, ma giustamente il nero oramai si sente protetto e quindi rivolge la sua attenzione al lato di re, quindi gioca cavallo G6 per fare cavallo F4, eventualmente per attivare il cavallo A5, e qui c'è la chiaramente in apparenza diciamo Capablanca rinuncia al suo attacco di minoranza, ma vedrete che successivamente lo fa. In realtà modifica almeno per il momento il suo piano originario per adesso vedremo perché. Cavallo D7, ha cacciato il cavallo E5. Ottima questa idea, ecco il punto. Si è reso conto che si è creato un ottimo avamposto in D6. B6, il nero giustamente vuole sfruttare la sua maggioranza pedonale, quindi vuole giocare B per A5, aprire la colonna B, giocare torre B8, anche perché quella torre tra un po' se ne dovrà andare per forza,
e quindi, perché appunto è in arrivo il cavallo, e quindi giustamente, eccolo qui, la torre se n'è andata, è giusto, e minaccia B per A5, la donna bianca è ai raggi X sulla colonna B, quindi K blanca correttamente si è spostato, difendendo anche il pedone A5, cavallo F4, e giustamente anche il nero vuole occupare l'avamposto in D5. Il bianco occupa il suo avamposto in D6, che però è sulla stessa traversa, è molto forte, e il nero occupa il suo avamposto attaccando la donna bianca. Quindi la donna bianca si deve spostare, conserva la difesa del pedone A5, tiene d'occhio anche il proprio cavallo in D6, quindi è la casa migliore. F6. Il nero cerca di attivare il suo alfiere Campochiaro, che è molto passivo. Adesso il bianco in realtà sta meglio, perché se vedete i pezzi del nero, al di là del cavallo di 5, ma tutti gli altri pezzi stanno un po' scoordinati, e ha delle debolezze pedonali il nero. Adesso il capablanca trasforma questo sottile vantaggio posizionale in qualcosa di più concreto, con una serie di cambi molto efficaci. Cavallo per E8, questa è una bella mossa, non molti giocatori avrebbero rinunciato al proprio cavallo di 6 in quel bel avamposto pur di eliminare quell'alfiere, ma capablanca, ovviamente grande giocatore, capisce che dopo donna per E8 e per F6, G per F6, ecco qua il punto. Il pedone E6 è arretrato su colonna semiaperta, quindi ha creato una debolezza. Il nero ha giocato sì, ecco, però il bianco dicevo, ecco, adesso tocca al bianco, il bianco ha giocato B5, ecco, è arrivato l'attacco di minoranza, la spinta tematica dell'attacco di minoranza. Vedete bene come questa partita, ecco perché sta classificata come struttura flessibile, perché questa non abbiamo una Carlsbad classica, questa non è un gambetto di donna declinato classico, è una struttura differente, ma il concetto espresso da Capablanca è lo stesso, cioè sta attaccando due pedoni contro tre, questo è il nocciolo della questione. Lasker ha difeso il pedone in C6, alternativa C per B5 è sbagliata, perché dopo il cambio in C7, donna D6, attacca il cavallo, deve difendere il cavallo, torre C1, vedete il problema è il cavallo non si può muovere perché c'è il pedone 6 debole, deve difendersi, A per B, torre C6, cioè guardate i pezzi del nero, cioè vi rendete subito conto che il bianco ha un vantaggio enorme, cioè il nero è tutto legato in difesa. Ecco perché Lasker semplicemente ha difeso torre C8, B per C6, torre per C6, cambi, una serie di cambi, ecco qua. Dopo questa serie di cambi, che cosa è successo? Pacman dice, sembra che il bianco non abbia aiutato il nero a ottenere un pedone passato sulla sua maggioranza, grazie alla sua maggioranza sul lato di donna, ma ovviamente non è così, perché il problema è che quel pedone passato isolato può essere forte o debole, cioè, e qui in realtà i pedoni B6 ed E6, quelli che ho colorato di rosso, sono chiaramente deboli, quindi non è così il punto, cioè il pedone passato del nero non ha molta strada. Adesso vediamo come. Torre 1, attacco sul pedone 6, donna C8, ricordo appunto quei due pedoni deboli in E6 e in B6, cavallo D2, vuole andare in E4, cavallo F8, vuole andare a difendere il proprio re, cavallo E4, vedete il cavallo si centralizza potentemente, mette sotto pressione le case di 6 e F6, difende la casa di 6,
H4, vuole giocare donna G3 scacco, e poi se il nero copre di cavallo fare H5 e quindi sfruttare l'inchiodatura. Quindi il nero ha messo la torre sulla settima traversa per difendere il proprio re, donna B3, pressione sul pedone B6, torre G7 difende il proprio re, G3 migliora la posizione della struttura pedonale, torre A7 forse vuole sfruttare la colonna aperta, alfiere C4. In pratica che cosa sta succedendo? Fermiamoci un attimo. In pratica sta succedendo che il nero non sa che fare. Il nero va avanti e indietro con la sua torre, gira attorno, ma in pratica non sa che fare. Invece il bianco, lentamente, ma inesorabilmente, come avete visto, ha migliorato la posizione dei propri pezzi e torre A5 difende, cavallo C3 elimina quel cavallo, e la pressione è fortissima, quindi lo elimina. Deve difendere il pedone in E6, quindi lo difende con re e ha già difeso col cavallo. Donna E3 aumenta la pressione sul pedone E6, lo difende. Donna E4 minaccia eventualmente il pedone in H7 o donna B7, ora vediamo. Attacca l'alfiere, scacco, re G6, c'è l'alfiere bianco in presa, Capablanca lo difende. In realtà a Capablanca è sfuggito purtroppo H5 scacco, che era molto più veloce. Vabbè, comunque donna C8, donna B4 attacca l'alfiere, lo difende, torre C1, donna E7, questa è un'imprecisione, ma oramai la posizione del bianco è assolutamente vincente. Scacco, torre C7, scacco, re G2, donna D6, scacco. A questo punto Lasker ha abbandonato perché avrebbe subito uno scacco matto umiliante. Bene, ci fermiamo qui come primo video, quindi dovevamo vedere questa partita di Capablanca perché, ripeto, è una partita storica. E poi avete visto una struttura, quindi non Karlsbad, flessibile, in cui il bianco però ha usato lo stesso l'idea dell'attacco di minoranza, quindi due pedoni contro tre, e li ha spinti tutti e due in avanti, sia il pedone A che il pedone B sono arrivati uno in A5 e l'altro in B5. Dal prossimo video invece passeremo alle strutture fisse, cioè passeremo alla struttura Casbald, perché onestamente è più facile da studiare, ma ripeto, tramite i vari piani, studiando i vari piani, sono piani che possono essere usati sia in questo genere di strutture flessibili sia in quella Casbald fissa.